Onorevole Gentile, oggi si parla di innovazione, siamo con il Vice Ministro, insomma il PD si deve innovare, come? Si innova con un occhio alle storie, alle tante storie che oggi si intrecciano in questo grande partito, ma innovando profondamente la cassetta degli attrezzi. In un mondo globalizzato la lotta di classe va riletta e reinterpretata, lo dico in virtù della mia storia politica, in virtù delle scelte che oggi sto compiendo, sostenendo Matteo Renzi alla segreteria del Partito Democratico. Non è un cambio di passo il mio, ma è la constatazione vera di quanto Matteo Renzi sia riuscito a fare, soprattutto in Europa. L'Italia era la Cenerentola delle cosiddette grandi potenze che contribuiscono a mantenere questa grande idea di Europa, di continente, di pace, di democrazia. Oggi invece l'Italia nutre rispetto perché l'azione di governo di Matteo Renzi ha creato le condizioni perché vi sia più attenzione per un paese che certamente non attraversa un periodo felicissimo, ma che ha tutte le precondizioni e le condizioni per poter sedere autorevolmente non solo sui tavoli europei ma anche internazionali. Parliamo di fatti di casa nostra, qualcuno dice che lei ce l'ha con Emiliano e quindi sceglie la linea Renzi, però intanto il Partito Democratico ha delle nuove adesioni, una per ultima il Bonarota che aderisce praticamente alla sua linea, quindi Elena Gentile punta sempre di più anche alla guida del partito a livello provinciale? No, io non ho mai nutrito queste ambizioni, il lavoro di partito non mi ha mai particolarmente appassionato, amo la politica, quella che si costruisce per strada, incrociando i volti delle persone normali, delle donne, degli uomini che ti pongono i loro bisogni, che vogliono risposte, che chiedono alla politica risposte ai grandi temi della vita quotidiana. Però è chiaro che diciamo, questa visione della politica esiste in questo territorio e si aggrega intorno a quelle figure che riescono ancora oggi ad interpretare questo sentimento, non la politica, diciamo, dei talk show, dei salotti, dei grandi poteri, delle combine, diciamo, elettorali, ma la politica quella semplice, quella che piace, quella che ci fa tornare, diciamo, ai tempi in cui era bello continuare a coltivare il confronto.